Domenica 25 giugno 2023, buonasera amici e benvenuti a questo nuovo video di YouTube. Allora, partiamo dagli azzurrini che hanno vinto alla grande comunque sia contro la Svizzera per 3-2, primo tempo strepitoso dei ragazzi di Nicolato, 0-3, e dopodiché nella ripresa logicamente l'Italia è scesa un po' di leggerezza, ha preso 2 gol in 7 minuti, però poi dopo è riuscita comunque a portare in porto la vittoria. Quindi azzurrini che si rifanno subito alla seconda, e ora vediamo cosa succede stasera tra Francia e Norvegia. Norvegia che già ha perso la prima appunto con la Svizzera, e in base a quello cercheremo di capire quali saranno le possibilità degli azzurrini per quanto riguarda il passaggio del turno al girone. Per quanto riguarda il calciomercato della Roma, e oggi è stato ufficializzato il rinnovo automatico di Belotti, ma questo già lo sapevamo. Belotti ha avuto parole logicamente di amore puro per la Roma, per quello che ha vissuto questa stagione, e ha promesso che cercherà di impegnarsi ancora di più rispetto alla stagione passata per cercare soprattutto di migliorare, insomma, il suo score realizzativo, che non è stato logicamente soddisfacente. Appena 3 gol per il Gallo quest'anno, una stagione, diciamo, sotto il punto di vista di realizzativo appunto scadente, questo lo possiamo dire. Però il Gallo è un ragazzo che si impegna e che ci mette l'anima in campo, quindi i giocatori così servono, e sono convinto che farà sicuramente meglio la prossima stagione. Per quanto riguarda il mercato in uscita, dopo la quasi certa, insomma, partenza di Karsdorp, ora bisognerà vedere dove, però è netta ed evidente l'intenzione della società di cederlo, visto l'interessamento di cui abbiamo parlato ieri per Christensen. Più di un interessamento, diciamo che c'è già un accordo. Oggi esce fuori il discorso Spinazzola, e anche il Corriere dello Sport ha fatto un po' i conti in tasca al giocatore, che costa quasi 12 milioni all'anno alla Roma, ha ancora un anno di contratto. Il suo rendimento a intermittenza, sappiamo, Spinazzola è capace di fare un mese in cui vola e poi fare un mese a un livello normale, per poi fare 2 mesi sottotono, e questo logicamente per un giocatore che ha 30 anni e che costa quella cifra annuale alla Roma non può essere accettato da una società che comunque deve stare attenta al bilancio. Quindi vedremo, insomma, cosa deciderà la Roma, quale sarà il futuro di Spinazzola. Ci sono anche per lui offerte dall'Arabia, quindi ovviamente stanno provando a prendere tutti, fanno offerte spaventose, però vediamo, insomma, il ragazzo credo che voglia ancora competere in Europa, quindi non credo che accetterà questa offerta, però ripeto, vediamo quello che accade. Ok ragazzi, per oggi queste sono le notizie principali, e ci vediamo quasi sicuramente domani sera live con due Andrea, non uno ma due Andrea. Quindi iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella e non perdetevi nessun video. Un bacio dal vostro Max.